Mamma mia cosa ha fatto il Livorno, mamma mia cosa ha fatto il Livorno. Io c'avevo brividi, ve lo giuro. Io non so voi, soprattutto magari mi riferisco a quelli che erano allo stadio e che l'hanno vissuta di ciccia questa cosa qui. Mamma mia, non solo si è battuto la prima, ma si è battuto quella che fino a ieri era la squadra imbattuta di questo girone di Lega Pro, l'Alessandria. Vabbè, io l'ho detto perché magari qualcuno non so se lo sapeva. Comunque, mamma mia, di che mi sono emozionato, di che sono contento è di poco. Perché veramente è stata una partita spettacolare. Non tanto, anche se c'è stato, però dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista proprio dello spettacolo in sé per sé. Ecco, ieri veramente una delle cose che mi sono detto. Ho detto, ragazzi, quanto cazzo è bello il calcio. No, è vero, perché comunque quello che è successo ieri ha dell'incredibile. Non tanto perché comunque il Livorno non se lo sia meritato e non è nella condizione di forma tale da poter fare questo risultato, ma proprio perché comunque è un'ossa che quando capita una squadra la rende veramente orgogliosa e i tifosi lo sono anche. Cioè veramente, non dico che non me l'aspettavo, sono sincero, perché io personalmente ho detto, secondo me sarà una partita, cioè se il Livorno gioca non tanto a livello tattico nello stesso modo, ma con la stessa voglia, con la stessa grinta, secondo me è una partita veramente che può riservare qualsiasi risultato, ecco. Diciamo che non, io sinceramente un po' ci credevo e anzi un po' ci speravo. Ed è andata così, ragazzi. Fra l'altro la cosa più bella è che si perdeva 1-0. 1-0, che parentesi. Parliamone, nel senso che fino a quel momento non è che l'Alessandria avesse fatto chissà cosa, vabbè, poi se ne parla dopo. Comunque si perdeva 1-0 e poi siamo riusciti a ribaltare la partita. Mamma mia, oltretutto. Quindi la cosa ancora più bella. È ancora più bella la prestazione di Livorno, perché nonostante appunto abbia fatto tutto questa cosa qua, ovvero che ha vinto contro la prima e ha battuto per la prima volta quest'anno la squadra che era imbattuta sino a ieri, ha proprio fatto la super partita perché dopo, non so, il minuto preciso, però poco meno, se mi pare, o a metà insomma del primo tempo, il Livorno era sotto, quindi la cosa era ancora più difficile ed è stata ancora più bella. Comunque io davvero, con le parole e con il tono di voce, non sono in grado adesso di trasmettere tutta la mia felicità, non lo so, la mia contentezza, tutto quello che ho provato in questa registrazione qua. Però vi posso garantire che, questo lo dico veramente con tutta la sincerità di che ho, da quando faccio video credo che questa sia una delle partite nelle quali mi sono emozionato di più, perché veramente è stata una cosa incredibile. Nonostante la categoria in cui siamo, nonostante comunque la partenza per sé, cioè quali sono le due squadre, perché ok, che per quest'anno sono squadre perché effettivamente lo siamo, almeno fino ad ora, e lo è anche l'Alessandria, siamo squadre comunque che lottiamo per la Serie B, ma di per sé siamo il Livorno e l'Alessandria, non è che tipo il Livorno ha vinto contro il Barcellona, infatti che dici te, allora è proprio bella. Nonostante tutto è stata una di quelle partite che a me mi ha emozionato di più. E quindi boh, io scusate se questo pezzettino iniziale prima di parlare la partita dura troppo, però ci tenevo a dirlo, ecco. E quindi niente, spero che abbiate comunque un po' capito come mi sto sentendo tuttora e tutt'oggi, che comunque è passata comunque una notte, quindi magari uno si calma un po'. Quindi figuratevi ieri com'ero. Ieri vi posso garantire che avevo tutta la gola grattata, tanto per farvi capire quanto ho e se urlata allo stadio, perché ieri rispetto alle precedenti partite quest'anno sarà di più. Non era vero lo stadio, ma comunque per quanto riguarda soprattutto la curva nord, anzi la curva, perché la sud è chiusa, perlomeno non ci va nessuno, la situazione non lo so con precisione, però era parecchio parecchio piena, non completamente. Comunque, detto questo, bando alle ciance, parliamo un po' della partita. Allora,
Differenza del primo e secondo tempo, per quanto riguarda la prestazione di Livorno, direi nulla, a parte, vabbè, chiaramente gli ultimi, anzi, 10-15 minuti, compreso il recupero, in cui Livorno, da una parte giustamente, cioè è una nostra capibile, ha un po' sofferto. Per il resto, Livorno nel primo e secondo tempo ha fatto una partita di stessi ritmi, calcolando anche la stanchezza. E ha fatto una partita molto simile, ecco. Non è che il primo tempo ha giocato male, l'ultimo tempo bene o viceversa. Ha giocato sugli stessi ritmi e ha giocato con la stessa voglia e è un dato molto importante, sia nel primo che nel secondo tempo. Parlando invece del primo e secondo tempo, cioè dividendo le cose, parlando un po' più nello specifico, va detto che nonostante ciò, appunto, come vi ho accennato prima, nonostante la partita, io credo che per un buon 70%, anzi 75%, vai. Anzi 80% l'abbiamo fatta noi, perché a livello possesso palla credo che se si tolgono, anche se chiaramente contano, quei 10-15 minuti finali, il possesso palla era superiore al nostro, cioè ce l'avevamo noi, seppur non di tanto, e diciamo che di vere e proprie occasioni da gol, ripeto, togliendo quei 10-15 minuti, credo che seppur non di tanto l'abbiamo sempre create noi. Perché Alessandra comunque non ha fatto gol, era se non sbaglio il primo vero tiro in porta e forse la seconda occasione da gol, ecco. Comunque nonostante ciò il Livorno, diciamo, appunto, ha preso gol nonostante la gestione della palla, la gestione del gioco, ha preso gol e poi per nostra fortuna sul finale, verso il finale del primo tempo, il Livorno è riuscito a trovare il gol del pareggio. Il gol del pareggio si metteva nel pane, perché trovare il gol del pareggio verso la fine del primo tempo ci ha fatto andare a Livorno, diciamo, in pausa in maniera diversa. Non so come sarebbero potute andare le cose, magari potevamo anche vincere 3-1, per dire, però non si sa mai. Quindi secondo me è stato un bene aver trovato il gol del pareggio prima dell'intervallo. Però appunto, parlando del primo tempo, è stato il primo tempo in cui la partita secondo me l'ha fatta quasi completamente Livorno, però il risultato finale per noi sino a quel momento era quello di 1-1, però tutto intento uguale, come si diceva fra l'altro, questa è un'aggiunta in curva, se Livorno continua a giocare così nel secondo tempo e magari c'è anche un po' più di fortuna, perché di per sé, onestamente parlando, obiettivamente parlando, per quanto Alessandria qualitativamente secondo me sotto certi punti di vista anche più forte di Livorno, questo va detto. Anzi, perché qualitativamente e tecnicamente, ecco, perché poi le qualità sono anche elementali. Ieri si sono viste un po' di differenze, almeno ieri. Mi sono perso. Livorno ha fatto la partita. E appunto, se Livorno continuava a giocare così, se non era possibilità di ribaltare il risultato finale, c'erano. E niente, ora magari mi sono scusato se mi sono perso e forse ho detto una cosa che non era proprio il continuo livello che stavo dicendo, però fammi capire, il Livorno ha fatto comunque un buon primo tempo, nonostante poi il risultato finale sia stato solamente quello di 1-1. Il secondo tempo, come ho già detto prima, il Livorno stesso ritmo del primo, però per nostra fortuna non abbiamo preso gol, ma bensì ne abbiamo fatto. E poi l'abbiamo ottenuto, diciamo, non tanto il gol fatto, ma il risultato in sé per sé. Sempre, fra l'altro, scusate, non l'ho detto, da Cellini, perché anche il primo gol l'ha fatto Cellini, quindi Cellini man of the match. No, scherzo, non lo so se è man of the match. Dal punto di vista di gol, sì, chiaramente, ma non lo so, perché di per sé tutti hanno fatto una discreta, anzi, una buona, un'ottima prestazione. Ma credo che, oltre a Cellini, tanto dal punto di vista di gol, dal punto di vista proprio della partita in sé per sé, secondo me, uno dei man of the match, non si dice mens ma man con la E, forse anche la A, quindi non sbaglio, cioè se me ci può andare anche benissimo un Luci, un Lambrughi, un Gasbarro, anche se è stato un po' stupante, però secondo me nonostante tutto doveva marcare Gasbarro insieme a Borghese, doveva marcare uno che per la categoria è veramente forte secondo me, Gonzales, quindi secondo me il fatto che non l'abbia fatto fare gol vuol dire tanto. E poi chi c'è che ha fatto una discreta partita? Ma di per sé tutte hanno fatto una buona partita. Chi più chi meno, ma tutte hanno fatto una buona, barra, ottima partita. Quindi non sto a cimentarmi in questa serie. Comunque, vabbè, c'è lo tempo. Sto perdendo, vado troppo insieme, scusatemi se questo video è incredibile.
più incasinato degli altri, o come gli altri, però ormai lo tengo così. Il secondo tempo comunque le vuole stessi ritmi, ha trovato il gol meritato, addirittura ha rischiato di farne un altro e l'Eccellini se l'ha mangiato. E lì ve lo giuro che se poi il risultato fosse stato diverso, cazzo ne so, magari poi l'Alessandro riusciva a trovare il gol del 2-2, Eccellini nonostante due gol fatti sarebbe stato mangiato giustamente, no? Beh, giustamente no, perché magari se si rifà così mi è andata male, però prima è andata bene, mi hanno fatto due gol. Però dicevo, comunque Livorno ha rischiato anche di fare un altro gol, che se l'ha mangiato, parentesi, meglio specificarlo. E niente, poi ha ottenuto il vantaggio con un po' di sofferenza, chiaramente, come sempre nel finale, gli ultimi minuti di Livorno, diremmo così. E niente, la partita è finita. Quindi, un resoconto generale, ottima partita dal punto di vista tecnico, dal punto di vista soprattutto mentale, perché è quello che secondo me ci ha permesso di vincere la partita, di giocare con la concentrazione giusta, con la grinta agonistica giusta, con la cattiveria appunto giusta e con la voglia giusta. Quindi ottima partita, partita emozionante, lo ridio, ebbene sì. Prima di lasciarvi voglio dirvi due cose. La prima, parlando un po' del mercato, perché da domani, che oggi è 31, da domani o mi pare o del 2, non lo ricordo, vabbè comunque, inizia il calciomercato invernale, quindi voglio mandare un messaggio a Spinelli, perché io so che Spinelli guarda e ascolta i miei video, lo so che lì è iscritto al mio canale, no, sto scherzando. Voglio dire questo, allora caro Aldo, io ho la mia, poi se voi la condividete, boh, se volete iscrivetelo, fate vedere i miei pari, dico la mia. Allora, caro Aldo, per quanto riguarda il calciomercato, allora, se vuoi compra qualcuno che possa migliorare la squadra, ma non t'azzardare a vendere nessuno. Al massimo, se proprio vuoi vendere qualcuno, vendi quelli che diciamo sono scontenti e che magari non sono, con tutto rispetto, momentaneamente le pedine fondamentali della squadra, ma non vende nessuno se nel caso, anche il più scarso. Perché dio questo? Perché ragazzi, io non so voi, ma io ho visto veramente veramente un gruppo molto 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 affiatato, quindi non tanto dal punto di vista qualitativo, perché di per sé poi la partita, come ho sempre detto, 0 C, voglio dire, se c'è una squadra veramente lì di scarponi scarzoni è un discorso, però se c'è una squadra qualitativamente media barra alta, medio alta, lo sai che poi la differenza dall'altre è la concentrazione, è la mentalità, è la voglia. Quindi a me mi sembra che la squadra mentalmente abbia di che tanta voglia di poco, ha veramente tanta voglia, è un gruppo molto affiatato e compatto. Per favore Aldo, rimaniamo così. Al massimo, come ho detto prima, se devi vendere, vendi qualcuno scontento e che magari non è momentaneamente una pedina fondamentale, o altrimenti al massimo, anzi, se proprio ti si incasta qualche soldo, dato che ne spendi tanti, in quanto riguarda il mercato, pilla qualcuno che può migliorare la squadra, ma non vende nessuno, per favore. E niente, questa era una cosa. E la seconda, niente, come ho detto prima, siccome è il 31, purtroppo, se non sbaglio, non ve le feci, questa sesta più fa, non ve le feci per quanto riguarda Natale, perché poi non vidi la partita prima, bla bla bla, quindi non feci il video. Adesso invece lo faccio. E quindi vi auguro di finire, beh, anche se ormai è finito, comunque di finire l'anno in bellezza e di iniziarlo in ancora più bellezza. Mi auguro che possa essere un felice anno nuovo per tutti e niente, divertitevi, fate bravi, occhi e botti, che ho letto che ci sono determinate, diciamo, ci sono dei limiti. Fate a modino, se dovete bevete il giusto, non fate asini, non voglio leggere nulla domani nel giornale di tragedia. niente, se avete qualcuno, se siete fidanzati, barra fidanzate, perché non so chi guarda i video, comunque fate quello che dovete fare con il proprio partner, appunto, sempre con le dovute precauzioni, perché sennò poi succede asini. E niente, no, divertitevi, fate a modino, divertitevi il giusto, nel senso, senza esagerare. E niente, buon anno a tutti e ci rivediamo poi anno nuovo con non so quando un prossimo video. Forza Livorno! Ciao!